Ritmi Divini è progetto sostenuto dall'Enoteca Regionale d'Abruzzo per la promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici attraverso il sound del popolare percussionista partenopeo Tony Esposito, che ha iniziato questo suo particolare tour proprio da Ortona. Francesco Di Tullio è uno dei promotori del progetto. Ha l'ambizione di potersi ripetere nel tempo per far conoscere maggiormente quello che sono i nostri prodotti e il nostro territorio. La conferenza stampa di presentazione di Ritmi Divini si è svolta all'interno di Palazzo Corvo, sede dell'Enoteca regionale, ma anche dell'Istituto Nazionale Tostiano, centro di cultura musicale dedicato al grande maestro ortonese Francesco Paolo Tosti. Qui Tony Esposito ha spiegato il senso del suo progetto insieme al presidente dell'Enoteca regionale, Tito Ceri. L'arte non ha vincoli, ha un linguaggio universale in tutto il mondo, l'arte della musica, l'arte dei profumi, dei sapori, che è qualche cosa che ci fa partire dalle nostre tradizioni e porta le nostre tradizioni al di fuori dei nostri confini. Ma il ritmo è quello che ci accompagna durante tutta la vita e non a caso io mi occupo di ritmo, ma in questo senso. Il tuo ultimo CD è dedicato anche all'Africa, al Darfur. Il Darfur, che è una terra che in questo momento sta soffrendo di una guerra terribile e fraticida, e sono stato chiamato insieme a musicisti internazionali a rappresentarla per il mondo. C'è un disco in cui verrà devoluto e ricavato chiaramente al Darfur. Ripeto sempre che l'Africa appartiene un po' a tutti, non è un paese lontano, e sono stato chiamato insieme a musicisti internazionali a rappresentarla per il mondo. La musica deve portare pace, può portare solo che pace.